passiamo alla prima presentazione. Abbiamo detto alla mia destra la dottoressa Anklam, sarà la prima speaker, prego. Signore Chairman, grazie mille per l'introduzione. Signori, thank you very much for your introduction, Mr. Chairman. Vedete, parlavo italiano perché non sono Paola Testori. Paola Testori è la mia collega di Bruxelles, lavoriamo nello stesso centro e diamo supporto al direttorato generale di Paola Testori e di altri direzioni generali di Bruxelles. L'argomento di questa sessione è lo spreco alimentare. Ne abbiamo già sentito parlare dal professor Veronesi e vorrei darvi qualche dato relativo agli sprechi alimentari in Europa e nel mondo. Se vediamo semplicemente le stime degli sprechi alimentari nell'Unione Europea, sono 89 milioni di tonnellate all'anno che vanno sprecate e circa 180 kg per persona all'anno che vengono semplicemente sprecate, buttate via. E si prevede che entro il 2020 ci saranno addirittura 126 milioni di tonnellate all'anno di spreco, cioè una quantità spropositata, senza comprendere gli scarti agricoli e gli scarti del pesce, quindi dati veramente enormi che riguardano tutto il mondo. A livello del mondo intero possiamo stimare che un terzo degli alimenti venga gettato via e questo rappresenta 1.300 miliardi di tonnellate all'anno, quantità enorme soprattutto considerando la grave povertà di tante zone del mondo e la fame di tante zone del mondo, quindi dobbiamo assolutamente affrontare questo problema. E tra l'altro ci sono sprechi alimentari in tutti i paesi, non solo quelli sviluppati ma anche in quelli in via di sviluppo. E se consideriamo i paesi in via di sviluppo, ci sono anche più sprechi per quanto riguarda la produzione del cibo, cioè non si può mangiare tutto quello che si produce e quindi si finisce con sprecarne molto. Nei nostri paesi invece ci sono molti sprechi sia a livello delle singole case che a livello della grande distribuzione, quindi anche i singoli consumatori hanno le loro responsabilità, su questo tornerò. Questi sono dati della FAO, quindi disponibili su internet al pubblico. Parliamo un attimo dell'Italia, questi sono dati dell'Università di Bologna, vediamo un po' come cos'è il consumo alimentare quotidiano dell'italiano medio. Ho appena sentito parlare di consumo di carne, ho calcolato che praticamente si consuma un chilo di carne ogni 10 giorni, che anche come consumo idrico è veramente notevole, tutte cose da tenere in conto quando si parla di carne nella nostra dieta. Comunque praticamente in tutto quello che mangiamo ci sono degli sprechi, perché non mangiamo tutto quello che viene prodotto, che viene cucinato, eccetera eccetera. Gli sprechi ci sono in tutte le fasi della catena alimentare, quindi praticamente, come dicevo prima, durante la produzione, la pratica agricola, già lì ci sono degli sprechi, poi ovviamente presso la grande distribuzione tante cose non vengono più vendute perché si avvicinano alla data di scadenza e quindi ora della fine la grande distribuzione getta via questi alimenti. Ovviamente ci sono molti sprechi anche a livello delle singole case, delle singole famiglie, quindi noi singoli consumatori e anche nella ristorazione collettiva. Ieri per esempio c'è stato un buffet per una quarantina di persone e poi abbiamo visto che la metà di quello che c'era stato preparato era rimasto lì e si riesce a stimare le quantità. Dobbiamo essere più attenti quando pianifichiamo queste cose e poi se questo riguarda appunto gli alimenti che erano serviti su un buffet, per motivi igienici non si possono più regalare a famiglie o a chi ha bisogno comunque di cibo perché non è consentito dalle leggi, quindi viene buttato via, che è un spreco non solo di cibo ma anche di energia, eccetera eccetera, quindi gli sprechi sono dovunque.
Le cause. Per quanto riguarda la produzione primaria, un eccesso di produzione, e a volte ci sono anche dei problemi nell'immagazzinaggio, cioè durante la conservazione può essere che succeda qualcosa di negativo, può esserci appunto una produzione eccessiva che non si riesce a portare al consumatore, oppure prodotti venuti male, oppure prodotti che hanno subito danni durante la produzione e l'imballaggio, la confezione. Questi non si possono vendere al consumatore finale. E non dimentichiamoci che abbiamo delle normative molto severe, che ovviamente sono ottime per i consumatori perché si tratta della nostra sicurezza, quindi queste leggi vanno messe in atto. Non ci aspettiamo certo di arrivare sui supermercati con qualcosa che ha già dei difetti d'origine. E poi a livello della grande distribuzione, qui la maggior parte degli sprechi è dovuta al fatto che gli standard del marketing prevedono di avere troppe cose sugli scaffali, quindi ci sono inefficienze di gestione del magazzino, e anche le strategie di marketing sono molto importanti. Cioè spesso si fanno queste promozioni 2x1, 3x2, quindi ovviamente tutto questo rischia di essere uno spreco presso i singoli consumatori e le famiglie. Tra l'altro noi ci aspettiamo sempre di trovare gli scaffali pieni nei supermercati, di non trovare mai un prodotto esaurito, perché siamo così abituati a questo aspetto degli scaffali che i consumatori non accettano più di trovare gli scaffali mezzi vuoti, e forse varrebbe la pena di ripensarci. A livello poi delle famiglie, noi dobbiamo assumerci ognuno le proprie responsabilità. Innanzitutto c'è molta mancanza di consapevolezza proprio a livello dei singoli cittadini su quelle che sono le nostre effettive esigenze, e non capiamo neanche bene che costo questo causa sull'ambiente. La produzione, ne abbiamo sentito parlare, 50.000 litri d'acqua per un chilo di carne, e che costo sarà quindi a livello di tutti gli alimentari che usiamo. E poi potremmo usare molto meglio gli avanzi, buttiamo via praticamente tutto, verdure, tutto che potremmo tranquillamente riutilizzare molto meglio. E non è necessario avere sempre tutti gli ingredienti che troviamo su una ricetta, cerchiamo di essere un po' più creativi, facciamo in modo di usare quello che abbiamo già, invece di usare nuovi prodotti appena comprati che magari usiamo per metà e l'altra metà finisce buttata via. È molto importante anche nel momento in cui si va a fare la spesa. Immagino che sappiamo tutti per esperienza personale che se uno va a fare la spesa quando ha fame compra molto di più di quando ci va appena dopo pranzo, e forse conviene cambiare le abitudini degli orari proprio. Io mi accorgo di aver comprato troppo solo nel momento in cui arrivo a pagarlo alla cassa, e cerchiamo di cambiare anche questa nostra abitudine. E dobbiamo essere anche più istruiti, cioè dobbiamo imparare bene a conservare i cibi, dobbiamo sapere dove e come conservare il pane, dobbiamo ricordarci di non mollarlo sul tavolo e poi aspettarci che sia sempre fresco, dobbiamo imparare a non interrompere la catena del freddo, eccetera eccetera. Tutto questo è molto importante. E poi tornerei un attimo sulla questione dell'etichettatura, della confusione creata dalle date di scadenza. I consumatori dovrebbero veramente capire cosa c'è scritto sulle etichette, cosa significano di preciso le date che riportano le etichette. Parlavo della ristorazione collettiva, anche qui bisogna cercare di capire qual è la dimensione di un'unica porzione. Un consumatore medio cos'è? Una persona che pesa 60 kg come si usa per la valutazione dei rischi, oppure una persona che pesa in media 80 kg quindi mangia di più? Tutte queste porzioni vanno studiate molto bene. Tra l'altro hanno anche un riflesso sul tema dell'obesità. E poi sicuramente è importante capire quante persone si dovranno servire, e questo è fondamentale. E poi so che per motivi igienici a volte non è possibile, ma quando andate al ristorante non mangiate tutto quello che vi è stato servito, perché vergognarsi di chiedere un sacchetto per portarlo a casa? Sono cose buonissime, ottime ancora da mangiare. In America lo fanno regolarmente, perché noi cominciamo a farlo anche in Europa. Pensiamo un po' alle stime di alcuni paesi. Nel Regno Unito si stima che un quarto degli alimenti venga gettato via, tante volte in modo superfluo, addirittura cibo tuttora confezionato, aperto o no. Questo riguarda tanti paesi, non solo il Regno Unito, immagino. Abbiamo già detto che nell'Unione Europea si parla di uno spreco di 89 milioni di tonnellate all'anno, 180 kg pro capite, e devo dire che molto di questo spreco origina dalle singole famiglie.
E questo vale un po' per tutta l'Unione Europea. La distribuzione rappresenta solo il 5%, quindi siamo noi, individui, singoli, che abbiamo una grossa responsabilità da questo punto di vista. E poi qual è il costo? Beh, nel Regno Unito si stima che il costo sia più o meno di 12 miliardi di sterline, questo era il costo del 2010, solo appunto il costo del cibo sprecato. In Olanda abbiamo delle cifre, i consumatori olandesi gettano via più o meno tra 2 e 2,4 miliardi all'anno, che significa grosso modo 300 euro per famiglia che viene buttato nella pattumiera. Ovviamente dobbiamo ricordare che ci sono sempre una certa quantità di incertezze sulle stime, un valore medio, e quindi ovviamente ogni consumatore è diverso, ogni azienda anche si comporta in modo diverso, ma ci sono delle definizioni di spreco che dovranno essere armonizzate, e dobbiamo anche armonizzare le metodologie per quantificare gli sprechi alimentari. Vediamo un po' la legislazione europea rispetto agli sprechi alimentari. Ci sono varie legislazioni, alcune delle quali sono responsabili sia dell'aumento che della riduzione degli sprechi. Per esempio, le leggi di riferimento sono gli standard di marketing europei, la legislazione sulla contaminazione alimentare, riparleremo di questo, poi il controllo sulle importazioni, la gestione delle carni, regole igieniche, informazioni alimentari, quindi l'etichettatura, che è fondamentale per i consumatori e che a volte rischia di aumentare gli sprechi. Quindi sono comunque molte le normative di riferimento. Gli ostacoli, dobbiamo veramente chiederci, non è che a volte abbiamo delle norme troppo severe per la contaminazione? Facciamo un esempio: se avete un pane con la muffa è meglio non mangiarlo, penso che questo lo sappiano tutti i consumatori, o perlomeno dovrebbero saperlo. Non basta tagliare via la parte muffita, bisogna proprio buttare via tutta la forma di pane, perché ci sono delle tossine naturali che si sviluppano sulla muffa, micotossine per esempio, che possono essere decisamente pericolose e dannose per il fisico umano. Quindi ci sono delle legislazioni molto severe sugli alimenti che si comprano al supermercato, e i limiti massimi sono bassissimi, molto più bassi per esempio che negli Stati Uniti, però le persone fisiche sono sempre le stesse, cioè i rischi che corriamo noi dovrebbero essere gli stessi che corrono gli americani, e ovviamente potremmo ben capire che i nostri limiti sono molto molto più alti di quelli dei paesi in via di sviluppo. In Europa è veramente consentito un contenuto praticamente nulla di microtossine, soprattutto non so nel latte, anche perché il latte è usato nell'alimentazione dei bambini. Quindi in Europa sicuramente abbiamo dei limiti molto più severi che in America, in Africa e in tanti altri paesi, e anche dal punto di vista morale dovremmo pensarci. Dobbiamo chiederci se non conviene adottare dei livelli che siano sempre ovviamente ottimali per la sicurezza alimentare, ma non eccessivamente, inutilmente severi. Quando gli alimenti arrivano in Europa si fanno le analisi, e se non vengono trovati corrispondenti alla nostra legislazione, questi elementi possono essere inviati in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, dove i limiti sono più alti, oppure vengono gettati via. E lo stesso vale per i residui, i pesticidi, eccetera. A volte ci sono anche delle procedure molto lunghe sui controlli di importazione, per cui praticamente gli alimenti arrivano, stanno nelle navi e stanno lì prima di arrivare alla distribuzione ai consumatori, quindi rischiano di sviluppare muffe e di essere sprecati. Non voglio parlare della questione degli OGM, ma anche qui l'autorizzazione per che gli alimenti contengono, non so, del mais che potrebbe contenere OGM, eccetera, causa lungaggini incredibili. A livello dell'Unione Europea, quindi, cosa facciamo per ridurre gli sprechi? È una cosa che secondo me dobbiamo fare veramente tutti, dobbiamo pensarci sul serio. Esiste un'organizzazione che è l'EU Retail Forum for Sustainability, esiste un'altra organizzazione che è la Tavola Rotonda sul consumo e produzione alimentare sostenibili dell'Unione Europea, abbiamo dei network informali di vari stati membri che sono molto importanti, abbiamo anche un forum di alto livello per un miglior funzionamento della catena agroalimentare, che ha un forte impatto anche questo, e cerchiamo sempre di definire le azioni migliori a livello più adeguato e di andare avanti con una forte collaborazione tra diversi servizi. Quindi dobbiamo mettere a punto una roadmap per un'efficienza delle risorse in Europa, è una cosa che è stata adottata 2 mesi fa dalla DG Environment, ambiente, e si propone di limitare al meglio lo spreco alimentare in tutta la filiera agroalimentare, e questa legislazione vorrebbe anche
ridurre gli sprechi alimentari entro il 2020, quindi nell'ambito degli obiettivi del 2020 vorremmo cercare di capire come mettere a punto anche degli incentivi per dimezzare gli sprechi. È un obiettivo molto ambizioso, ma sarebbe fantastico riuscire a raggiungerlo. Questa è la mia ultima slide, si parla di noi, dei consumatori e della nostra responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli di queste problematiche e secondo me bisogna cominciare dalle scuole, cominciare presto a fornire una migliore istruzione nelle scuole, insegnare economia domestica, insegnare a cuocere, a cucinare. Sono tanti genitori che non cucinano più, immagino che i figli ancora meno. Suppongo che in Italia magari sia un po' meno peggio che in altri paesi, ma in tanti altri paesi si compra cibo preconfezionato, si va al ristorante, non si cucina più a casa. Dobbiamo sapere invece che quando compriamo qualcosa per il consumo casalingo bisogna mantenere la catena della del freddo, bisogna non solo buttare la roba in frigo ma anche pulirlo regolarmente per evitare fonti di contaminazione dovute alle proprie procedure di economia domestica. E dobbiamo anche capire meglio la necessità di una dieta sana. Sappiamo tutti che tante volte mangiamo troppo e dobbiamo cercare di differenziare, comprare la quantità giusta e la qualità giusta di alimenti e non di più. E poi dobbiamo capire bene il sistema di etichettatura, e di questo vorrei parlare, perché c'è la famosa data di scadenza scritta su tanti alimenti, che è molto importante per uova, latte, eccetera, in cui la data va assolutamente rispettata, o addirittura bisogna essere ancora più severi di quanto dica l'etichetta. Magari si può andare al di là della data di scadenza di 3 giorni, ma non tanto di più, se la catena del freddo non è mai stata interrotta, e quindi questa è una data da rispettare. Però c'è anche una data da consumarsi preferibilmente entro anche sugli spaghetti Barilla. Sappiamo che per esempio gli spaghetti possono stare lì tranquillamente 2 o 3 anni, e questa data consumare preferibilmente entro è relativa alla qualità. Chiaro che se ci sono degli alimenti che contengono grassi rischiano un'ossidazione e quindi un irrigidimento dei grassi che perdono le loro qualità organolettiche, però in altri cibi senza grassi la qualità organolettica sono piuttosto stabili. Quindi se la data consumare preferibilmente entro il dicembre 2011 sugli spaghetti, non devo buttarli via a gennaio 2012, posso tranquillamente usarli per 6 mesi o più senza nessun problema. E poi se dovesse esserci qualche problema, può essere un problema di gusto ma non di sicurezza alimentare. Questo è il tipo di consapevolezza che dovremmo diffondere per i consumatori, e come dicevamo prima, se c'è qualcosa che ha la muffa, buttatelo via, si vede e si sa che non va assolutamente mangiato, altrimenti godiamoci tranquillamente la qualità della maggior parte degli alimenti, anche se sono al di là della data che dice consumare preferibilmente entro quindi vi ringrazio per l'attenzione. So di trovarmi in un ambiente molto privilegiato essendo europea, qui abbiamo più che sufficienti gli alimenti, possiamo comprare tutto quello che vogliamo, per non parlare della qualità. L'Italia naturalmente ha il cibo migliore d'Europa, questa è un'opinione personale, sono tanti anni che vivo in Italia e so di cosa parlo, quindi godiamoci i nostri alimenti e la loro qualità, ma attenzione a quanto e a cosa sprechiamo. Grazie per la vostra attenzione.